Dai, racconta la storia di questi ragazzi, di come hai fatto questo servizio, poi ovviamente hai vinto. Allora, io sono entrato in contatto con questi ragazzi di questa città, L'Aquila, una città molto importante nel cuore dell'Italia, che è stata colpita da un terremoto che ha generato feriti, morti e sfollati. Loro oggi sono adolescenti e all'epoca erano bambini, sono cresciuti in una città che non è esistita fondamentalmente, quella che tanti genitori chiamano una città fantasma. Sono cresciuti in una città con dentro delle case temporanee, pure queste tende, infatti, sono all'interno di queste situazioni abitative che ancora vengono utilizzate dopo tutti questi anni, e la loro risposta all'assenza dei luoghi di incontro della dimensione materiale della città che non c'è stata, che è stata assente, è stato questo: i legami d'amicizia, i rapporti, l'unione che loro hanno sviluppato in questi anni è stata veramente una risposta resiliente e affettiva, ed è stata un po' la loro rivincita in un certo senso a una dimensione che comunque non era incoraggiante. E sicuramente l'età, dalle scuole medie, che come si chiamano in Italia, in poi è un po' una fase chiave dello sviluppo anche della persona, del ragazzo. E loro sono stati bravi e fortunati da una parte, ma soprattutto bravi anche grazie alla rete di adulti che c'è stata dietro, che si è resa conto dell'importanza di quel momento, e loro hanno sviluppato appunto questo senso d'unione, questo senso di responsabilità verso il gruppo, il fare gruppo e sentirsi gruppo, che è stata la loro salvezza anche. Grazie. Cosa porta, diciamo, la vincita di quel concorso? Nel senso, non so, emozionale, ma anche materiale, o ti porta, ti dà Sì. come so, la gloria che poi. Allora, io quando mi capita di ricevere un riconoscimento, penso soprattutto alla visibilità che hanno le persone, in questo caso questi ragazzi. Io fotografo arrivo sicuramente dopo, perché ovviamente per me raccontare una storia è un onore ed è anche un onere. In questo caso noi abbiamo dato voce alle storie di questi ragazzi. E quindi io sono stato veramente felice perché quando ho deciso di fare questo racconto, ovviamente mi sono documentato su cosa fosse stato fatto all'Aquila, e ovviamente c'erano tanti lavori fatti all'Aquila perché è una città molto importante. All'Aquila hanno fatto racconti fotografi italiani ma anche stranieri, anche dall'America sono venuti a raccontare il disastro che è successo all'Aquila nel 2009. Però non si parlava dei ragazzi, degli adolescenti, che sono anche il futuro di una città, e quindi io ho scelto di mostrare la città attraverso i ragazzi. Infatti nel mio racconto vedete la città veramente con il contagocce. Tu sei fotoreporter non so da quanti anni, il più fotoreportage più toccante che hai avuto, il posto dove è più emozionante per te, qual è Di quelli stato? che ho Tuo? fatto? Allora, io faccio questo lavoro da diversi anni. La passione la coltivo da quando sono piccino, grazie alla passione ereditata da mio papà. E devo dire che affronto la fotografia sempre con lo stesso approccio, ossia la fotografia sociale, una fotografia che racconta delle persone alle persone. Per questo io cerco di mettermi sempre un pochino in disparte, in maniera silenziosa e rispettosa. Sono tre storie diverse, ma il filo conduttore credo che sia che dalla difficoltà ho cercato di raccontare sempre una rivincita, storie di resistenza, quindi trovare nelle difficoltà delle possibilità, quindi. E sicuramente qui l'impatto è stato molto forte. Io quando sono arrivato all'Aquila le prime volte non riuscivo nemmeno a scattare perché non ero mai stato in una città terremotata, che a detta di tanti grandi fotoreporter che hanno coperto anche conflitti di guerra in giro per il mondo, la situazione all'Aquila, come in tante altre città e paesini in giro per l'Italia, comunque è stata brutta, dico è brutta perché ancora non si è sistemata la situazione, e quindi sicuramente anche il contesto lì è stato molto forte d'impatto. Non avresti mai fatto fare fotografo di moda, invece fai fotografo sociale. Sì, faccio il fotografo sociale perché questa definizione mi fa sorridere. Mi occupo di fotografia sociale perché è quello che sono fondamentalmente. Ho sempre preferito dire che sono piuttosto che faccio, perché poi per lavoro ovviamente faccio anche altre cose.
credo molto in questi progetti e quindi ci investo del tempo, del denaro anche, ma va benissimo così perché non riuscirei proprio a vivere la fotografia senza investire in storie in cui credo e in cui penso che ci sia bisogno di dar voce. Il progetto dove vorresti andare, dove vorresti fare il tuo sogno di fare reportage dov'è? Lo dico ogni volta che incontro lo Stenin, ma io sogno di fare qualche lavoro in Russia, perché la conosco molto poco, sono stato soltanto a Mosca e nei dintorni qualche volta, ma mi documento molto su quello che succede in Russia, sui lavori che vengono svolti in Russia, e mi sembra come se fosse una sorta di contenitore spazio-temporale di realtà che vanno veramente da 2 secoli fa ad oggi. E questa contaminazione tra passato, e realtà e futuro mi affascina molto, soprattutto ovviamente quella legata al passato. Ci sono tante realtà che vivono senza tecnologia, che vivono lontani dalle grandi città, e questa cosa mi attira molto, probabilmente perché è lontana dalla mia realtà. E quindi mi piacerebbe anche conoscerla, documentarla, vedere lì come vengono affrontate anche delle difficoltà, perché ovviamente io racconto storie di rivincita, ma non sempre ci si riesce. L'importante ovviamente è cercare un modo per essere resilienti nel quotidiano. E spero un giorno di riuscire a trovare un modo di fare dei lavori anche in Russia.